Un murales, certo, ma è anche un simbolo di vicinanza con le periferie e la Commissione di Popoli e Culture, l'opera di street art Riflessi, che l'artista Jerico ha realizzato sulle pareti del museo di Casal de Pazzi, eretto sulle vestigia fossili dell'antico affluente del fiume Aniene, dove il Pleistocene vive ancora attraverso reperti, zana di mammut e l'amore dei ragazzi e delle mamme, uniti in un'associazione artigianale pro bono che realizza piccoli gadget a forma di elefante da regalare ai visitatori dietro una piccola e libera donazione. Anche il murales è stato realizzato grazie alle donazioni del pubblico effettuate presso gli 8 musei civici gratuiti di Roma Capitale. Era il preservare qualcosa, un ricordo, quindi nel ricordo di quel fiume l'ho voluto rappresentare, perché mi è caro la natura in sé, nel mio lavoro c'è sempre stato, quindi era il giusto momento per parlare dell'acqua e ho voluto ribaltare l'immagine, nel senso si vedono nelle facciate laterali i riflessi, solamente i riflessi di ciò che c'era, gli animali, gli elementi naturali. In 15 giorni siamo riusciti a dipingere questa grande visione. È stato donato praticamente a questo museo perché questo museo è stato adottato peraltro da una scuola, quindi c'è questo legame che continua tra il passato, il presente e il futuro, perché i bambini sono il futuro della nostra comunità, della nostra città, e vedere che si sono appassionati e legati a questo museo è per noi un valore essenziale, così oggi diamo ulteriormente importanza a questa parte del loro quartiere che per loro è vitale. Per la speciale occasione i ragazzi hanno scritto una poesia, composta tutti insieme e dedicata a tutti. Il nostro antenato al museo un messaggio ha lasciato, tutti diversi, tutti speciali, ma sulla terra siamo tutti uguali.